Figuriamoci, Marco, Marco, vai Marco, abbiamo ripreso. Allora, Marco, dimmi. Allora, il motto latino, il latinorum è aggressus non tenet in manus taderam, ovvero l'aggredito non ha in mano una bilancia. Quando tu mi aggredisci, chi ha colpa e chi ha ragione è evidente, perché sei tu che mi aggredisci. A quel punto non puoi essere tu il giudice che decide con quanta e quale forza io ti devo rispondere. Ma che follia dici? Quello era nel diritto romano, ma c'è stato qualche secolo dopo. Imbecille, imbecille di Lucca. Ritardato è un'offesa che non offende lei. Ritardato è un'offesa che non offende me, ma le persone. Lei è un gran maleducato, perché in realtà con questo non offende me. E si qualifica per quello, si qualifica per quello che è, dandomi del ritardato, hai capito? Imbecille, coglione maleducato, maleducato, vergognati maleducato, stai zitto, maleducato che insulti migliaia di persone veramente malate, maleducato, cretino maleducato, ha detto ritardo cognitivo, maleducato cretino che offende la gente veramente malata, imbecille, cretino che non sei altro, volgare cretino anche, somaro cretino, Marco, maleducato, imbecille, vabbè, ragazzi, imbecille, maleducato e volgare verso le persone detto, veramente malate. 40 no, volte. Ma chiudilo, mandalo a quel bar, che può parlare qualsiasi nulla. Imbecille. Marco, che volevi il dire? Primo idiota che parla diventa l'eroe. È un maleducato e ha detto delle cose contro delle persone veramente malate. Mia contro di me, ma che me ne frega. Marco, a me. Dimmi. Se lo vedo, gli sputo in faccia. Marco da Lucca, imbecille, maleducato, cretino. Non deve parlare. Ma che volevi dire? È un maleducato. Maleducato. Maleducato, maleducato, idiota, maleducato, idiota, maleducato, maleducato, tanto non parli. Ma siete tu. Due ragazzini. Tanto non parli. Hai detto una cosa talmente stupida che non parli, fidati. Dai, maleducato, su, David, posso andare avanti fino alle 21. Fallo maleducato, parlare. Maleducato, 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 maleducato. Lo posso andare avanti no? Fino alle 21. No, questo non parla. Maleducato, perché maleducato. Hai detto vediamo, idiota. Vediamo Marco, chi vince. Cerchiamo vediamo di chi spiegare. Vince. Maleducato, maleducato, maleducato. Vediamo chi vince tra i due. Maleducato, maleducato. Maleducato, vediamo chi vince. Fai spiegare perché ha detto idiota. Vediamo, no, vediamo chi vince. Facciamoci maleducato, spiegare. Maleducato, maleducato. Vediamo chi vince. Ma dai, non ha senso, no? Prova, prova. Cioè, non Marco, ha senso. Vediamo. Cioè, siamo... Vediamo, Marco, prova. Perché vediamo gli hai dato se vinci. Perché vediamo gli come vinci. Persone. Vediamo un po' persone. Come vinci, ha maleducato. Ha perso la testa. Dai. Vediamo, no, 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 beh, è lucido. Hai perso maleducato. La testa. No, hai perso vediamo la testa, come dai. No, ha detto una cosa ignobile. Perché allora, è una persona ignobile. Sei un ritardato. D'accordo. Ma non a me, non ha offeso me. Lui ha detto, usato il termine ritardato. Però offendere. Stai zitto. Stai zitto. Vergognati quando torni a casa dalla tua famiglia. Che si vergogna di te. Ma fai parlare un attimo. Vergognati, maleducato cretino. Maleducato salame, maleducato schifoso, volgare cretino. Ha detto allora, attaccato, infatti non parla. Dai. Infatti non parlo. Marco, vediamo. Dai, forza. No, vediamo non, un po'. Non parlo, però. Non parlo, certo però, che non parli, maleducato. Adesso, fra poco decido io. Fra poco decido io. Marco, allora, dai, forza, vai. Allora, il problema è questo. Le persone come Parenzo hanno una cosa che molti altri non hanno. Tanti soldi. Con sì, molti. Tanti soldi. Ma vabbè, quello che problema è, spiegami. Ma che ne sai tu, cretino, maleducato, imbecille? Lascialo parlare un secondo. Ma che ne sai di quanti soldi ha uno? Salame miserabile che non sei altro. Ma basta questa gente che chiama in insulta, ma che cazzo vuole questo? Senti, ma chi la gente sei? Chiama e dice quello che vuole dire. Ma dai, chi tu, forza. Sei? Marco da Lucca, ma vai guarda a fare in culo. Passi dalla parte del torto. Ma vai, non me ne frega Marco, niente, vai. Questo ha detto ritardato. Come vabbè, hai risposto, parlando su, dei malati dai. Di mente, mia, è un ragazzi. Cretino, poveretto. La sua sì, famiglia si vergogna di avere tra vabbè, i suoi membri detto, Marco dai. Da Lucca. Ma così fai Marco la figura del pazzo, perché l'hai ripetuto 40 volte. L'hai ripetuto. Del lucido pazzo. Ma sì, ma l'hai ripetuto. Il povero Marco da Lucca, allora, povero diciamo, Marco idiota. Da Lucca ha sbagliato perché ha attaccato subito dandogli dell'idiota. No, senza... no, ma non per quello. Per quello non mi interessa. È anche ritardato. Ecco, solo per quello mi sono arrabbiato, ma non per me. Perché del parere di Marco da Lucca ti posso dire. Se ti dico che quanto. Ma no, non frega niente, meno di niente. Ma meno di niente. Meno di niente. Non te ne frega niente. Ma io mi pulisco. Non ti dico che cosa con le idee. No, figurati, troppo nobile il mio per farsi pulire da Marco da Lucca. È che troppo nobile quello di tutte le persone del mondo. Vabbè, il mio solo adesso. È nobile quello di tutte le ma persone del mondo. Ma non sai nemmeno quello che vuole dire. Ma io so non che sai nemmeno povero, quello che vuole io dire. So che è un miserabile. Non hai ascoltato, ascoltalo. Ma non mi interessa ascoltare non tutti. Ti interessa, non ti gli interessa idioti ascoltare non tutti. Mi interessa ascoltare. Vabbè, Marco, dai, forza, allora, che volevi dire? Dai. Le persone come Parenzo, come quell'altro demente che ha chiamato prima di Toscani, hanno soldi per montarsi gli impianti d'allarme, sì. Hanno le guardie vero, armate, vero. Hanno la vigilanza. Io vero. Purtroppo questi soldi non ce
l'ho. E quindi, perché sei un poveretto, perché guarda che testa hai, ma non farei mai una lira con questa testa, per forza. Fallo ma guarda parlare, che testa hai, ma è evidente, con questo cervello non potrei guadagnare, ma neanche, non ma ti danno neanche la carità, ti danno. Adesso, ma manco la carità con quel cervello che hai. Se devo fare io quello ragionevole, non avendo il cervello così, non ti danno neanche un euro per strada, perché non fai neanche pena. Stai passando dalla parte del torto, fagli finire il ragionamento. Gli dimostro l'eccesso a che cosa può. Non fare adesso il coso, dai, su. Gli dimostro l'eccesso. Marco, allora, non hai soldi per procurarti i sistemi di difesa, dunque? Ho visto che non c'è un dubbio su chi abbia torto ragione. Io sono a casa mia, quindi ho ragione. Sì. Qualcuno viene a casa mia e mi aggredisce, quindi ha torto. Io, come dice il Latinorum, non tengo la stadera in mano, cioè non ho una bilancia in mano, e quindi reagisco non come vuole lo Stato, il giudice, Parenzo, reagisco con tutta la forza che ho, la potenza che ho. Se tu dai uno schiaffo a Mike Tyson, quello non è che ti risponde con uno schiaffo, ti dà quattro cazzotti in faccia e ti ammazza. Se tu vieni a casa mia, e è successo 3 anni fa, cioè tu dici si può reagire in ogni modo. Ma no, ma è ovvio, ma guarda, e tu soltanto in sono paesi, scappati via soltanto in paesi, e tu che hai fatto? E tu che hai fatto? Soltanto in paesi così indietro come il nostro non è così. E allora che cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Io ho un'arma regolarmente detenuta e ho sparato. Che arma hai? Ho una pistola. Attento Parenzo, lì c'è la pistola, questo qua. Allora Marco, sai che cosa è successo? Che mi hanno indagato, bene, ovviamente, come fatto giusto bene che sia. Mi hanno sequestrato l'arma, come giusto bene che sia. Dopo 4 settimane mi hanno ridato l'arma dicendomi che non c'era niente su cui indagare, perché ero in casa mia, perché avevo 2 figli, allora, di cui cosa più piccolo di 4 anni. Che è stupido. Questo è ragionamento, però che è stupido. Questo qua dà ragione a Parenzo. Ma vedi che è stupido. È uno stupido questo qua. Ma vedi che allora sei anche stupido, che racconti delle cose che dimostrano il contrario di quel che dice all'inizio, ma vedi che sei anche stupido proprio. Fermi tutti. Senti come lo si dice con la bocca bene, stupido proprio. Fermi che c'è la pubblicità. Siete proprio delle bestie.